Sulla spiaggia di sabbia bianca di Keka a Kauai vivrai molti momenti mozzafiato, dall'ammirare il lento e rilassante movimento delle onde blu intenso del Pacifico all'appetitoso profumo dei barbecue locali. Ma se vuoi davvero vedere la bellezza del luogo, allora devi aspettare fino al tramonto, perché solo allora puoi vedere ciò di cui la maggior parte delle persone non è a conoscenza: un'isola proibita che nessuno può visitare. Cos'è quell'isola e qual è la ragione per cui gli umani non possono visitarla? Ci sono stati diversi tentativi di persone che hanno cercato di entrare nell'isola, ma hanno incontrato il destino più inaspettato che li ha fatti pentire della loro decisione. A questo mondo ci sono ancora luoghi fuori dalla portata dell'uomo, e la storia di oggi parla proprio di uno di questi. L'uomo può andare su Marte, ma non in questo paradiso hawaiano. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Quando sei alle Hawaii, puoi incontrare persone che indossano quelle bellissime ghirlande intorno al collo, surfisti abbronzati e una vista incredibile che ti farà venire voglia di rimanere più a lungo quando sai che la tua vacanza sta per finire. Purtroppo, col passare del tempo, la cultura hawaiana andò persa a causa della colonizzazione, ma tra le bellissime montagne hawaiane c'è un luogo che è rimasto nascosto e di conseguenza preservato per secoli. Quest'isola, la più piccola delle Hawaii, è sopravvissuta a tutto, ma ha vietato l'ingresso agli umani circa 150 anni fa e ancora oggi nessuno è stato in grado di metterci piede. Ma qual è il motivo? Cosa c'è tra quelle enormi foreste e montagne che non ci è permesso vedere? Col passare del tempo, la storia dell'isola proibita crebbe e si diffuse in tutto il mondo. Immaginate la curiosità e la frustrazione tra le persone quando hanno scoperto che, sebbene possiamo raggiungere Marte, sulla Terra c'è ancora un posto che è fuori dalla nostra portata. Quest'isola, che venne appunto soprannominata l'isola proibita, divenne il mistero più impossibile da risolvere. Ma quando Sherlock Holmes deve risolvere un caso, va sulla scena per capire la situazione, giusto? Eppure, questo è uno dei pochi casi in cui è proibito. Sembrava non esserci modo di risolvere il mistero dietro a quest'isola. La storia dell'isola proibita iniziò nel 1800 con una ragazza proveniente da una famiglia di mercanti. Chi avrebbe potuto pensare che questa ragazza avrebbe presto cambiato la storia? Eppure Elizabeth McHutchison era nata per cambiare il mondo, tra l'altro in un tempo in cui le donne erano considerate solo ed esclusivamente un mezzo per procreare e continuare il lignaggio familiare. Eppure lei riuscì a diventare la regina delle Hawaii. Incredibile, vero? Quindi, quale ruolo ha avuto in questa storia? Tutto quello che possiamo dire per ora è un ruolo decisamente importante. Elizabeth, anche conosciuta come Eliza, nel 1824, all'età di 24 anni, sposò Francis Sinclair, il capitano di una nave. La coppia ebbe 6 figli e la famiglia ha iniziato una nuova avventura quando sono salpati per una nuova vita verso la Nuova Zelanda. Nel 1841, 8 persone misero piede nella terra dei Maori. Dopo essersi trasferiti così tante volte da un posto all'altro, alla fine si sono stabiliti a Pigeon Bay, dove hanno costruito una fattoria attraverso la quale hanno iniziato a guadagnare. Tutto stava andando bene per la famiglia Sinclair e la nuova città sembrava la città dei loro sogni. Ma nell'anno 1846 le cose cambiarono. Francis e il figlio maggiore navigavano in diverse parti del paese per i rifornimenti della famiglia sulla loro barca, la Jesse Miller. Purtroppo, un tragico giorno del 1846, la nave affondò e all'età di 46 anni Eliza si ritrovò vedova e costretta a piangere le morti del marito e del figlio. Era rimasta sola con 5 figli e la fornitura dell'ultimo carico e non era pronta a prendere il comando della famiglia, ma doveva comunque andare avanti. Determinata a cambiare sia la sua vita che quella dei suoi figli, la gente ha iniziato a guardarla da un'altra prospettiva mentre lavorava duramente alla fattoria. Presto il suo duro lavoro la ripagò e dopo che i figli si furono sposati, Eliza si comprò una barca tutta sua. Beh sì, era tempo di fare la storia ed Eliza era pronta a farlo. Quello che fece fu qualcosa di straordinario che cambiò il destino dell'isola. Presto, i figli di Eliza hanno iniziato ad avere le loro famiglie e il clan Sinclair era ora un gruppo grande e affiatato di oltre 35 individui. Eliza aveva deciso di vendere la fattoria e salpare per il Pacifico nord-occidentale e la sua famiglia la seguì per cominciare una nuova vita.
Nel 1863 la famiglia Sinclair salì a bordo della Bessie pronta a salpare per la Columbia Britannica, dove speravano di acquisire una nuova terra grande abbastanza per tutta la famiglia. Ma l'isola di Vancouver aveva in programma qualcos'altro per la famiglia, e quando i Sinclair pensavano che le cose sarebbero state facili, la situazione si fece difficile. Dopo aver raggiunto l'isola di Vancouver, la famiglia fu sorpresa nel vedere che la terra non era in realtà un terreno, bensì era piena di natura selvaggia e non sviluppata. Non se lo aspettavano, quel luogo non era adatto ad una fattoria. Ma Eliza non ha perso le speranze e alla fine decise di spostarsi in California. Ma il destino aveva altri piani e la famiglia entrò in un luogo di cui nessuno aveva mai sentito parlare. L'isola è apparsa all'improvviso davanti a loro, come se li stesse aspettando. Era l'isola proibita. Guardandosi intorno, era chiaro a tutti, non erano in California, ma alle Hawaii. Quando è arrivata su questa misteriosa isola, Eliza aveva 63 anni. È stata coraggiosa e ha preso una decisione che pensava sarebbe stata la migliore per la sua famiglia. Poi notarono una nave che si dirigeva verso di loro. Era la nave del re Kamehameha V, il sovrano delle isole Hawaii. Il re Kamehameha V stava visitando le isole quando i membri dell'equipaggio individuarono una nave sconosciuta. Fu così che conobbe i Sinclair. Eliza si presentò e gli chiese di quell'isola che sembrava così misteriosa a tutta la famiglia. Il re gli spiegò che era l'isola di Niihau e poi accadde l'impensabile. Eliza Sinclair acquistò l'isola. Non abbiamo idea del perché Kamehameha V abbia accettato di vendere l'isola a Eliza in primo luogo. Nel 1864 Eliza acquistò l'isola di Niihau per $10,000 che pagò in oro. Ma c'era una condizione posta dal re che cambiò il destino della famiglia e dell'isola. Niihau è tua, disse il re ad Elizabeth. Ma potrebbe venire il giorno in cui gli hawaiani non saranno così forti. Quando quel giorno arriverà, dovrai fare il possibile per aiutarli. Eliza sentiva di avere un nuovo scopo nella vita. Ma di che tipo di aiuto parlava re Kamehameha V? La famiglia Sinclair si stabilì e iniziò la loro nuova vita nell'isola di Niihau. Sapevano cosa avevano promesso prima di acquistare l'isola ed Eliza si è assicurata che la promessa rimanesse con la famiglia. Ben presto Eliza fu scelta come caposquadra degli indigeni dell'isola di Niihau. La famiglia Sinclair ha lavorato molto duramente per la gente del posto. I nativi dell'isola di Niihau non erano a conoscenza del mondo esterno come lo erano gli altri paesi, quindi hanno accolto con favore i cambiamenti che venivano portati dalla famiglia Sinclair. Non era che stessero imponendo regole rigide agli indigeni, ma chiedevano solo di frequentare la chiesa ogni domenica, il che non era neanche un gran compito, perché a causa della colonizzazione le persone erano già state introdotte al cristianesimo. Pochi decenni dopo, nel 1893, la monarchia hawaiana terminò con l'intervento del governo americano. Mentre il governo americano stava cercando di imporre lo Stato nelle isole hawaiane, la cultura e le tradizioni di queste isole iniziarono a svanire. Ma l'isola di Niihau non ha aperto le sue porte alle persone esterne ed è riuscita a rimanere nascosta al governo americano. I Sinclair furono in grado di impedire al governo di entrare nell'isola poiché l'isola era proprietà privata e la famiglia fece del suo meglio per assicurarsi che le cose rimanessero come erano e tener fede alla promessa fatta al re Kamehameha V. Niihau decise che non avrebbe permesso alcuna influenza americana sulla gente e si assicurò che l'isola fosse completamente chiusa a tutti i visitatori. Questa decisione è stata davvero presa per proteggere i nativi dell'isola. A quei tempi malattie come la poliomielite e il morbillo si stavano diffondendo come il fuoco in tutto il mondo e per salvare i nativi da queste malattie, i Sinclair si assicurarono che nessuno dal mondo esterno entrasse nell'isola. Dopo aver interrotto ogni connessione con il mondo esterno, Niihau è stata salvata ed è stata in grado di preservare la sua cultura conosciuta come Kaiki. A differenza delle altre isole delle Hawaii che si sono arrese, Niihau ha combattuto per la sua indipendenza. Sapevano quanto fossero importanti le loro radici ed Eliza è stata in grado di mantenere la promessa fatta a Kamehameha V. Tanto che oggi Niihau è l'unico posto in tutto il mondo dove la lingua hawaiana è quella dominante. Certo, quando i nativi decisero di tagliare ogni legame con il mondo esterno e si assicurarono che nessuna persona del mondo esterno entrasse nella proprietà, tagliarono anche molte opportunità, come l'elettricità.
ma questo non ha fermato i nativi. Sebbene non abbiano una struttura per l'acqua corrente e l'elettricità, hanno fatto affidamento su altre risorse. Ad esempio, hanno sostenuto la civiltà sulle acque raccolte e prodotto elettricità con l'aiuto di pannelli solari. Pensate che a Niau ogni casa ha un pannello solare installato sul tetto, eh? Incredibile, vero? La vicina isola Kauai è molto più avanzata di Niau, e la gente di Niau lo sa bene, ed è per questo che sa come usare le sue risorse con consegne settimanali di generi alimentari e altre necessità, sebbene alcol e tabacco non siano mai inclusi in queste liste, poiché i Sinclair li hanno banditi ufficialmente insieme alle armi. Vi è venuta voglia di visitare questa magica isola, non è vero? Beh, buona fortuna! Pensate che addirittura la richiesta di Mick Jagger è stata respinta, quindi... A quanto pare i Sinclair non cambiano le loro regole per nessuno, e ancora oggi quel luogo è lo stesso del giorno in cui fu acquistata nel XIX secolo. Questo è tutto per oggi, grazie per aver guardato questo video, alla prossima storia, ciao!